Ben ritrovati amici telespettatori di Cilento Channel, un nuovo appuntamento della nostra seguitissima rubrica Nutrizione e Benessere. Questa settimana approfondiremo le caratteristiche, le proprietà di una bevanda di cui un famoso detto recita proprio che chi la beve campa 100 anni. Ovviamente avrete già capito, stiamo parlando della birra, quindi cercheremo un po' di capire quali sono le proprietà, le caratteristiche, se vi sono dei benefici di cui possiamo godere nel consumare questa bevanda. Però, prima di tutto, iniziamo col dire che cos'è la birra. La birra, in effetti, è una bevanda moderatamente alcolica ottenuta dalla fermentazione dell'orzo maltato insaporita con il lupolo. Infatti, gli ingredienti principali sono proprio l'acqua, l'orzo, ma si può utilizzare anche il frumento, il segale, il riso, il mais, il lupolo e i lieviti. Poi ovviamente vi sono una serie di ingredienti, diciamo, accessori, secondari, come possono essere delle spezie, delle piante, che vengono inserite più che altro per dare magari un aroma particolare alla bevanda. Senza entrare nello specifico, possiamo dire che il processo di birrificazione consiste di tre fasi principali. Abbiamo innanzitutto la maltazione, quindi per trasformare l'orzo in malto, poi il brassaggio, quindi per trasformare il malto in mosto, e infine la fermentazione, che appunto permette di realizzare il passaggio dal mosto alla birra vera e propria. Esistono diversi metodi per classificare le birre, diciamo quello più comune è in base alla gradazione alcolica. In questo modo, diciamo, possiamo ottenere delle birre che vanno da essere una birra analcolica fino ad una birra a doppio malto, con tutta una serie di passaggi intermedi, quelle che possono essere le birre normali, leggere, speciali. Ovviamente la gradazione alcolica va fino a 1,2 per le birre analcoliche, fino poi ad arrivare tra il 7 e il 9% per quelle doppio malto. In realtà quello che noi invece troviamo segnato sulle etichette, quindi sulle confezioni della birra, è il grado saccarometrico, che in realtà ci dà un'indicazione diversa perché, cioè, viene espressa la quantità di sostanze solide disciolte nel mosto originario. 100 ml di birra apportano all'incirca 34 calorie, contiene potassio, fosforo, anche vitamine del gruppo B e vitamina C. Ovviamente, dicevamo, è una bevanda moderatamente alcolica, ma mediamente appunto sulle 34 calorie per 100 ml, però il contenuto, diciamo, energetico, quindi anche calorico, dipende ovviamente dalla gradazione alcolica. Contiene potassio e poco sodio, quindi ha comunque un effetto diuretico. L'anidride carbonica dà un effetto dissetante, mentre il lupolo un effetto più che altro digestivo. Contiene vitamine del gruppo B, come abbiamo detto, che sono fondamentali per il buon funzionamento del sistema nervoso e del sistema immunitario. Ha delle buone proprietà antiossidanti in generale. Uno studio dell'Associazione Americana per il Cuore ha constatato che un modico consumo di alcol può indurre un aumento delle HDL, cioè del colesterolo buono, quelle lipoproteine che allontanano il colesterolo dalle arterie. Inoltre, numerosi studi si stanno concentrando sulla birra per una particolare molecola contenuta all'interno del luppolo che si chiama xantumolo. Questa molecola, oltre ad avere proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, sembra avere anche capacità antineoplastiche. Infatti sembra riuscire a indurre l'apoptosi delle cellule tumorali e ad inibirne in alcuni particolari carcinomi la proliferazione. Ovviamente sono solo degli studi preliminari, non sappiamo la quantità necessaria per avere questo effetto né la reale presenza all'interno poi del prodotto finito, quindi della birra vera e propria. Diciamo che una buona birra deve comunque avere una schiuma abbondante, avere un colore comunque limpido e un gusto equilibrato tra appunto l'amaro del luppolo, il dolce degli zuccheri. Le controindicazioni quali sono? Ecco, queste riguardano soprattutto ovviamente il contenuto di alcol, quindi valgono le stesse che per qualsiasi altra bevanda alcolica o superalcolica. Ricordiamo che viene consigliato un consumo
alcol, compreso per un adulto sano tra le 2 e le 3 unità alcoliche, 1,2 unità alcoliche per le donne e una per gli anziani. Un'unità alcolica corrisponde a circa 12 grammi, e un grammo di etanolo apporta, di alcol apporta all'incirca 7 calorie. Diciamo appunto delle controindicazioni, quali nello specifico quali possono essere? Sicuramente tutti i disturbi gastrici, epatici, per chi ha problemi anche di ipertensione, le patologie cardiocircolatorie in generale, ma anche le donne in gravidanza e in allattamento, e ovviamente la birra è sconsigliata anche a chi è intollerante al glutine, perché comunque contiene glutine. È sconsigliata anche per chi è in sovrappeso o obeso, anche se, come abbiamo detto, le calorie dipendono dalla gradazione alcolica e mediamente non sono altissime, però comunque la birra favorisce l'accumulo di adipe, soprattutto a livello addominale, e inoltre normalmente si accompagna anche sempre al consumo di cibi ipercalorici. Quindi, per concludere, possiamo dire che sicuramente il consiglio è di limitare, di moderare il consumo di questa bevanda, di relegarla insomma a occasioni particolari, ma comunque di tenere sempre e di consumare sempre con moderazione tutte le bevande che contengono alcol. Bene, io vi rimando all'articolo che trovate come sempre sul sito di Cilento Channel, sui social di Cilento Channel, nonché sulla mia pagina Facebook Studio Nutrizione e Benessere. Vi invito come sempre a scrivere un'email a nutrizionericci@virgilio.it per fare delle domande, per proporre degli argomenti da trattare nella nostra rubrica, che come sempre tornerà la prossima settimana per un nuovo appuntamento, sempre solo su Cilento Channel. Ciao!